Hasta la vista, ragazzi, sono sempre io, TheGamer700. Siamo in un nuovo episodio su Sleeping Dogs, ragazzi. Vi devo far vedere una cosa. Allora, premiamo pausa. Come vedete lì in alto a destra abbiamo 375.000 bei dollaroni, raga. Questo significa che possiamo finalmente andare a comprare l'abito di Rico Rodriguez di Just Cause, ragazzi. Non vedo cazzo l'ora. L'ho sempre desiderato e voglio vedere che cosa mi danno. A parte l'arma, il lanciagranate che stava scritto che mi davano, voglio vedere il vestito cosa può fare, se è bello, se gli sta bene indosso, come dire. Perché questi due giochi, Sleeping Dogs e Just Cause, sono collegati dal fatto che hanno lo stesso produttore, ovvero Square Enix, e quindi diciamo che è come se si mescolano un po' i giochi. Come se si mescolano. Allora, raga, siamo arrivati qui agli abiti leggendari, dove veniamo sempre. Mi ho fatto l'abitudine ormai. È così, raga, è così. Allora, abiti predefiniti, non perdiamo tempo, raga. Ecco qui, abito di Rico Rodriguez. Siamo arrivati finalmente a livello 3 della reputazione. Possiamo comprarlo, cazzo. Compriamolo. Acquista, sì, certo. Furti in azione a una distanza superiore. Mamma mia, raga, guardiamo. Porca puttana, raga. Abbiamo una cazzo di pistola che voi non immaginate. A parte che abbiamo lo stesso vestito. Non abbiamo il rampino, ovviamente, è un peccato. Però guardate, assomigliamo un casino a Rico di Just Cause. Fichissimo, ragazzi, cioè, guardate che cazzo posso fare. Posso sparare così. E posso anche usare il lanciagranate. Così. Porca puttana, raga. Così, tipo. Anche se non succede un cazzo, voglio dire. Però è una ficata pazzesca, raga. Cioè, le persone che volano per aria. Cioè, ma vi rendete conto, raga? Quanto cazzo è potente sta pistola. Anche se stiamo uccidendo un po' di civili, raga. Qua c'è una cassetta di sicurezza. Prendiamo la cassetta. Apriamo la cassetta. Che ci danno? Ah, 5.000 dollari, ok. Porca puttana, raga, quante cazzo di armi che noi solitamente non abbiamo e sblocchiamo con questi vestiti. Mamma mia, raga. Porca puttana, che bello. Non ci credo, non ci credo che è possibile. Vabbè, dai, basta pensare al vestito. Sono contentissimo, ce lo teniamo. Io volevo provare, raga, solo a fare una cosa che non abbiamo ancora fatto. Mappa. Allora, dobbiamo andare abbastanza lontano comunque. Qui, per la precisione. Rabbia al volante. Voglio capire, ma che diavolo è rabbia al volante? Deve essere una cosa tipo una missione fatta in macchina, tipo che uccidiamo qualcuno, ovviamente, già dal nome si capisce. Rabbia al volante, non è che può essere qualcos'altro. Bello, che bello lontana la strada che dobbiamo fare. Vediamo un pochettino. Vieni qua, bello, vieni qua. Prendiamo noi l'auto, raga. Abbiamo preso un bel taxi e ci andiamo lì, per vedere giusto di che cosa stiamo parlando. Andiamo di qua, sempre diretti, raga, sempre... Sempre diretti, andiamo. E perché mi cambi strada all'ultimo momento? Ma perché le odio ste cose, le odio. Prima mi dici di andare da un lato, poi mi cambia subito strada in un secondo. Allora, dimmi cazzo che devo girare. Ecco. Ah, ho capito. Cioè, mi stai facendo impazzire, raga, mi sta facendo impazzire. Se vado da questo lato mi dice di andare da quell'altro. Se prendo invece la strada accanto, non so che cazzo cambia. Cioè, vedete sulla mappa. Prima mi dici di fare una cosa, poi scompare totalmente. Porca puttana pure tu. Levati.
Sono 2 chilometri, raga, non è niente, non vi preoccupate. C'è Enrico Rodriguez con noi. Anche se in Just Cause 3, raga, lo hanno rimodernato direttamente, Enrico, eh. Non è più quello di Just Cause 2, proprio hanno cambiato direttamente il personaggio. Cioè, la faccia è quella, ma i capelli a spina, un po' più lunghi. Sembra un poco... assomiglia molto a, tipo... a Uncharted, molto ad Uncharted assomiglia. Molto a quei giochi... boh, non hanno cambiato molto. Questo sono sicuro. Forza, forza, forza. Un cazzo di tempo per arrivare. E qui? Ah no, questa è gara indecisione. No, non è questa, ho sbagliato. No, è di qua, raga. Mi sono fermato in un punto che non era quello. Ok. Vabbè, qua la faremo pure la gara con la gara. Voglio solo capire che, di che diavolo stiamo parlando. Se dobbiamo usare un'auto, se dobbiamo usare qualcosa. Ma dove cazzo si trova? In culo al mondo, ragazzi, sono sicuro, in culo al mondo si trova. Porca puttana. Che cazzo lo hanno messo sto posto? Ah, è proprio qua vicino invece. Proprio qua vicino, ragazzi, siamo arrivati. Mancano proprio 100 metri. Parla con il dottor Tang. Vediamo se è una missione, raga. Ok. Ok, raga. Offri aiuto. Have a problem. Abbiamo un problema. Well, I designed this car for one of our wealthiest industrialists. Una vettura molto speciale. Vediamo. So why do I have the feeling this story doesn't have a good ending? It wouldn't exactly pass customs, so I had the parts shipped here separately. Pensate che nessuno se ne sarebbe mai accorto. And somebody noticed. Actually, it feels like everybody noticed. The base model arrives today and every gang in Hong Kong's out to get it. All right, let me guess. If 18K or one of the other triads builds this car, catastrophe. I did take some precautions though. I brought in a bunch of look-alike cars as decoys. Will you help me? All right, well, how do I tell the real ones from the decoys? It's the one that doesn't blow up when you drive it. Well, it's just great. That's just fucking great, Dad. Ok, raga, allora. Intercetta il convoglio. Allora. Vieni qua, raga. E perché non si rompono le cazzo delle cose? Niente, niente da fare. Non possiamo sfondare un cazzo. Ok, raga, andiamo a fare la missione, dai. Seriamente, ora. Volevo vedere proprio che, di che prototipo stanno parlando, di che auto stanno parlando. Un'auto che esplode, una cosa del genere. Così ho capito, raga. Ci sono delle auto esca. Quindi dobbiamo capire bene. Fanculo, distrutto tutto a quello. Stiamo ormai distruggendo tutte, siamo un pericolo generico, raga, non possiamo neanche stare su strada. Ok, andate di qua che dobbiamo andare. Trova le DZS90, di che diavolo stiamo parlando? Dimmi che sono almeno belle macchine.
Ah, ok, li devo saltare sopra, ragazzi, devo fare forte in azione. Quindi il veicolo di... questo di Rico dovrebbe essere più comodo. Ah, no, raga, spettacolo. Spettacolo di auto. Ok, sono saltato sopra, raga. Sembra una Lamborghini, ve lo dico. Ok, quello stava per esplodere, raga, quel veicolo. Questo non è neanche. Saltato. Bravo, bravo, bravo. Quell'altro esploderà ovviamente adesso. Merda, ora devo prendere quella, l'ultima auto, raga, la quarta. No, 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 non è l'ultima. Merda, ce la devo fare, raga. Ok, sono saltato. Merda, merda, uscite, uscite fuori. Questa è un'auto di quelle che esploderà. Porca puttana, devo trovare quella che non esplode, raga. Quella è quella originale, queste sono solo delle copie. Questa esploderà pure tra 29 secondi. Salta, cazzo, dai. Porca puttana, esci fuori. Porca puttana, questa era quella, quella giusta, raga. Ma che cazzo di auto è? Una supercar, raga. Mamma mia, raga, che cazzo di auto. Se la sblocco, giuro che userò sempre questa. Next version will have all leather in here. So why not ship the car all at once? Import restrictions. Technically, we're not supposed to send this to China. We're not in China. We're in Hong Kong. You want to make that point to the U.S. State Department? Also, Special Branch doesn't want the mainland to know. Wait a minute. You guys are worried about China? Che cazzo di macchina? Sembra l'auto di Batman. Un po' supercar. Cioè, chiesti di supercar. Un po'. E un po' sembra l'auto di Batman, quella nera. Puttana. Quella del Cavaliere Oscuro. Ok, portiamolo nel garage. Mamma mia, raga. Ricompense sbloccate. Potenziamento urto di ZS 90 sbloccato. Torna al gioco. Porca puttana, raga. Mamma mia, che cazzo di auto. Ma la vedete? Parte il vestito di Rico con la pistola. Ma con questa sfasciamo tutto, raga. Andiamo giusto un attimo al parcheggio per vedere se l'abbiamo sbloccata nel garage. Giusto per controllare, dare una controllatina. Questa la lasciamo un attimo qui. Bellissima, belle, unica. C'è di veicoli. No, non ce l'abbiamo. Sfortunatamente non ce l'abbiamo ancora, raga. Quindi credo ce la dobbiamo tenere stretta. E vabbè, ma se io voglio tipo averla, c'è cioè, tipo un'altra missione come quella? Vediamo un po', raga. E no, e non credo che c'è. E non vedo l'altro segno con la macchina. Qui vedo potenziamenti. Triade. Ma se utilizziamo un punto, raga, potenziamo questa qui, calcio a salire. Corpo a corpo. No, aspettiamo questo. E che potenziamento era allora? No, aspetta, piano, piano, piano. Reputazione? No, bellissimo, raga. A livello 4 di reputazione, il veicolo di servizio, un tuo uomo ti porterà il veicolo dove vuoi e quando vuoi. Durezza, quando l'indicatore reputazione attivo vuoi subisci meno danni in seguito agli attacchi. Massaggi super speciali, inarrestabile. Tutto è diventato migliore, eh? Inarrestabile.
Mamma mia, raga, tante cose. Salute. Tante cose, raga. Ma io volevo solo capire, quest'auto, se io la lascio, non si sbloccherà mica nel garage. No, non voglio fare nessuna gara adesso. Va bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Vi ho fatto vedere il vestito di Rico Rodriguez. E raga, là su questa fantastica supercar. Non so se vi piace. Va bene, ragazzi. Lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!